materiale da abbinare all'ambiente, un colore naturale, ma in perfetto stile marina. È quanto ha fornito Porcellanosa all'ex cantiere navale di Don Oratico, oggi residence di prestigio di VIP e Reali. È stato un progetto molto impegnativo, data l'ubicazione particolare dell'area, che è proprio in fregio al mare, e per cui sotto molti aspetti è stato anche seguito dalle varie amministrazioni, dalla soprintendenza, per la presenza proprio di vincoli anche di carattere ambientale. Abbiamo realizzato un progetto che riprendesse lo stile marina della precedente struttura che era ospitata in questa zona, e chiaramente rivista in chiave moderna, per cui abbiamo realizzato degli arredi in legno chiaro, rovere naturale, con delle finiture in acciaio inox, e quindi abbiamo cercato sui materiali della ditta Porcellanosa il materiale che più si avvicinava alle nostre esigenze di colore e di finitura. Per quanto riguarda i bagni, abbiamo cercato dei prodotti naturali sia per i rivestimenti che per i pavimenti, anche delle camere, cercando di avvicinarsi il più possibile al colore, della sabbia che in questo ambiente è molto presente. Il cantiere navale è stato ristrutturato completamente nel 2003, è diventato attivo come residence, è una struttura che funziona molto bene, ha parecchia clientela sia italiana che straniera, sono state rispettate tutte una serie di cose per il rispetto dell'ambiente, dai pannelli solari a quello che è la costruzione dello stesso all'interno del villaggio, non è stato toccato niente di quello che era le dune. Non sono state toccate, sono state ricostruite solo i capannoni che c'erano già come cantiere navale. I fabbricati erano quindi in pessime condizioni, stato di degrado, e non avevano neppure connotati architettonici particolarmente significativi. La volontà però di mantenere il ricordo della vecchia attività del cantiere l'abbiamo sentito da subito come molto forte, perché questa realtà del cantiere nel territorio di Castagneto Carducci era molto presente. Non a caso è stato utilizzato come materiale il legno, proprio per richiamare questa attività. E poi il fattore vicinanza mare ha influito molto nella scelta dei materiali e delle finiture, perché non è stato facile neppure all'inizio convincere la committenza che la scelta legno poteva essere gestibile. Il tempo ci ha dato ragione che comunque le strutture sono ben gestibili e anche la manutenzione non è risultata poi così eccessiva. Il nostro contributo è stato fornire alla committenza un materiale che loro stavano cercando ma che non riuscivano a trovare, che avesse delle caratteristiche ben precise, cioè che fosse una pietra, ovviamente in materiale ceramico, gres porcellanato, e che potesse abbinarsi in tutto e per tutto all'ambiente di questo luogo meraviglioso. Teniamo presente che il mare è a due passi, quindi la sabbia, come sappiamo, è uno degli elementi più abrasivi che esistono in natura, quindi occorreva un materiale che alle caratteristiche di estetica e tecniche aggiungesse anche quelle di resistenza all'abrasione e potesse dare una garanzia di continuità e di non usura nel tempo. Penso che a distanza di 3 anni dal nostro sopralluogo che abbiamo effettuato il materiale risulta completamente intatto, perfetto.